Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da una sede storica. Siamo qui dinanzi ad una statua di Padre Pio che si trova proprio nella sede storica di Teleradio Padre Pio. Ebbene sì, proprio in questa giornata, 20 anni fa, veniva inaugurata questa struttura. Pensate un po', 20 anni attraverso l'immagine, ma non solo, la voce, la spiritualità, per diffonderla in tutto il mondo, Teleradio Padre Pio. Ma oggi vogliamo raccontarvi qual era il rapporto di Padre Pio da Pietrelcina con la televisione, ovvero Padre Pio non aveva un bel rapporto con la TV e soprattutto non aveva un bel rapporto con gli operatori e coloro che volevano rubare degli istanti di quotidianità, e questo accadeva spesso, quasi ogni giorno, come ben sapete, come ben vedete anche da alcuni filmati. Proprio di questi filmati noi vogliamo parlarvi. Siamo nell'epoca in cui il guardiano era Padre Carmelo da Sessano, che organizzò il tutto per avere qui a San Giovanni Rotondo degli operatori e poter raccontare tutta la giornata di Padre Pio. Beh, alla fine ci riuscirono, ma dovettero faticare anche gli stessi operatori. Infatti si cominciò, e lo scrive proprio in Detti Aneddoti di Padre Pio, lo stesso padre Costantino Capobianco, che racconta che da Roma, inviata dalle supreme autorità religiose, arrivò un'equipe della radiotelevisione per registrare tutta la giornata di Padre Pio. Come rimase Padre Pio quando, entrando in sacrestia ad indossare i paramenti per la Santa Messa, si trovò dinanzi queste luci, questo rumore che non è facile descrivere? Immaginiamo la scena, e noi abbiamo queste immagini. Padre Pio, arrivato all'altare di San Francesco, sente questo rumore. Ad un certo punto, vado sul virgolettato, dice: "La finite sì o no?" Quelli, ovvero gli operatori, fanno un momento di sosta, poi riattaccano. Potevano tralasciare proprio la Santa Messa, la nota più toccante di Padre Pio? Ebbene no. Ma questi, rivolgendosi di scatto e con quella voce tagliente che gli usciva irrefrenabile e irresistibile nelle circostanze più dure, gridò imperioso: "O la smettete voi, oppure io ora me ne vado." E così fu. Infatti c'è questa immagine dove vediamo Padre Pio che era proprio dinanzi all'altare di San Francesco, loro continuavano a riprendere e lui bruscamente si gira e torna indietro, e poi la registrazione viene interrotta bruscamente. Gli operatori continuarono quindi per tutta la giornata, addirittura anche in clausura Padre Pio col cingolo andava a scherzare con gli operatori che facevano solo il loro lavoro. Infatti gli ripetevano per tutta la giornata, dice: "Ma padre, non è colpa nostra." Ecco, dicevano sempre questo: "Padre, non è colpa nostra." E quindi li riprendevano tutte le diverse diversi momenti, ad esempio anche nella sacrestia o in altri luoghi del convento, come ad esempio quando arrivarono in refettorio. La comunità avvertita si trovò pronta e Padre Pio, obbediente, si incolonnò con gli altri, facendo quanto poteva per sottrarsi alla registrazione, alla ripresa, ma si sa, quelli di quella equipe erano dei, tra virgolette, maestri, scrive Padre Costantino nel suo libro, e non si lasciavano sfuggire nulla. Verso la fine del pranzo, prima che Padre Pio uscisse dal refettorio, il superiore gli si avvicinò e chiese: "Padre, gli operatori della radiotelevisione desiderano una sua benedizione, faccia la carità, andiamo insieme." E Padre Pio ubbidisce al suo guardiano. Come lo vedono, subito gli baciano la mano, gli chiedono scusa per averlo fatto disturbare e di nuovo: "Ma padre, siamo stati comandati, la colpa non è nostra." E allora qui Padre Pio, con un sottile umorismo, racconta uno dei suoi aneddoti. E racconta che un frate di felice memoria, padre Rogero da Sant'Elia Pianisi, predicava il mese di maggio nel santuario dei Monti a Campobasso. La predica la faceva la mattina durante la Santa Messa, e una mattina, proprio dopo che si era ritirato in camera, andò dal superiore a pregarlo a dire due parole lui, anziché lo stesso predicatore, durante la messa. E il predicatore gli disse: "Padre guardiano, sono molto stanco,
fianco oggi. Adesso ho finito, fallo tu il piccolo discorsino a questi pellegrini che vengono da lontano. Ma tu sai che io non so predicare, gli ribatte, fammi il piacere. E poi quelli sono tutti stanchi lungo il cammino, sono mezzi addormentati, come parli va bene, quindi puoi farlo tu il discorso. Ecco, appunto, per questo, dice il predicatore, puoi farlo proprio tu, perché sarà molto più semplice, molto più leggero. Ecco, racconta Padre Pio agli operatori della radiotelevisione, dice: il povero malcapitato guardiano dovette andare a tenere questo discorsino, ma quel birbaccione del predicatore alla chetichella se ne stava sulla cantoria per sentire e potersi così godere lo spettacolo. E difatti spettacolo fu. Il guardiano gridava, si sbracciava, sudava, poveretto, ma adesso viene il bello. Come il guardiano finì in mezzo alla folla della piccola chiesa dei Monti Campobasso, un uomo alto, robusto, un montanaro dei monti che aveva fatto tutti questi chilometri di pellegrinaggio, e con una voce robusta disse: Madonna mia dei monti, racconta Padre Pio, è vero che siamo tutti peccatori, ma la colpa non è tutta nostra, è anche di quello lì, facendo proprio con l'indice teso, alzato verso il cielo. A quel punto risero tutti. Padre Pio li benedisse anche per le loro famiglie e se ne andò sopra, quasi per dire che la colpa non era di quegli operatori, ma forse era di qualcun altro, affinché la storia ci regalasse e ci raccontasse la vita di Padre Pio in convento.